Allora, eccoci finalmente nel menu principale dei sogni. O forse degli incubi. Beh, comunque, scusate se ci saranno così delle transazioni, però i caricamenti tra una selezione e l'altra, caricamenti vari, sono veramente lunghi, ragazzi. Se pensate che solo l'installazione del gioco completo, che poi potevi scegliere sì o no, ma ho detto sì perché dico, ho detto sì e poi magari cosa faccio? Fai caricamenti più rapidi, invece no, a quanto pare no. Adesso dico veramente che durante un caricamento, e non sto scherzando, ho avuto il tempo di farmi una cagata, quindi è quello un pochino il problema. Ma passiamo al contenuto. Abbiamo visto il messaggio, le notizie che ci danno, importantissime. La notizia di benvenuto è l'unica disponibile. Poi abbiamo questa sezione CTTV, dove ci sono dei filmati, tra cui possiamo vedere anche rivedere il filmato introduttivo, tra l'altro fighissimo, con l'introduzione di Prokofiev. Vediamo subito le opzioni. Allora, in generale, le impostazioni. Scusate, ma da anteprima non riesco a vedere bene i caratteri. Ah sì, ecco, l'importanza delle opzioni. Finalmente un gioco con delle opzioni un pochino più particolareggiate. Ah, l'impostazione del controller con l'ottima vibrazione, certo. Vediamo i comandi. Comandi, acceleratore freno, cioè io X quadrato, io vorrei metterli però con i grilletti destro-sinistro, acceleratore freno. E questa sarà una cosa da cambiare perché non mi piace accelerare con i tasti, voglio un pochino di controllo. Poi qua vediamo un pochino delle cose dell'audio. L'impostazione dello schermo, finalmente un gioco che possiamo selezionare 1920x1080 e funziona a 1080p con 60 fps, quindi già una buona notizia. E finalmente la PSI, eccoci qua, la PSI che mai servirà qua dentro. Secondo quello che ho sentito potrebbe servire per guardarsi intorno all'abitacolo girando la testa verso la sinistra. Bisogna verificare questa cosa, se fosse vera sarebbe una figata. Allora, altre opzioni abbiamo sui volanti. Ecco, sui volanti, guardate quanti volanti sono disponibili. Sono un pochino disponibili un po' di volanti. Vediamo sulle varie. Abbiamo anche degli extra sulla rete. Quanto spazio abbiamo messo? Possiamo calcolare lo spazio. Calcolare lo spazio, però, che cosa significa? Ah, calcolare quanto spazio mi ha installato, giusto. Però è un'operazione che richiede minuti, no. No, allora lo facciamo in privata sede. Allora, poi c'è anche un sistema PSP. Abbiamo visto le opzioni, ok. Chiudiamo queste opzioni. Dove andiamo? Andiamo sulla modalità GT. Ci buttiamo subito. Leggiamo le prime info che sono la base. Il menu iniziale della carriera è fighissima. Ah, le prime impostazioni sono la scelta della tuta, o meglio, del colore della tuta. Vediamo se c'è un po' sul blu, sull'azzurrino. Ecco, questo è da pazzi. Va benissimo. Poi ci dicono tante altre cose. Sì. Vediamo un pochino. Ok. Qua c'è un motto. Ah, il colore del menu. Anzi, lo chiamo impropriamente menu, in realtà storicamente lo chiamiamo casa mia. Diciamo le cose come stanno. Il colore della casa mia deve essere tinta unita su un blu, su un violetto, cavolo ne so, una cosa così. Costruzione, eccetera. E poi c'è il messaggio di benvenuto, che sarà un bel giusto per gradire un pochino, dare un pochino a tema. Uno entra e ti dà il benvenuto, così dici cazzo, finalmente sono a casa mia. E poi vediamo altre opzioni. Altre opzioni, direi di no. Direi che ci sono delle cose sulla privacy, su renditi visibile, non visibile. Se giochi online ovviamente vuoi farti un po' i cazzi tuoi e non dire agli altri quello che stai facendo, ci deve essere anche questa opportunità. Ma quindi ho vinto dei premi subito. Ah sì, perché sono le auto che ho sbloccato giustamente con il codice della signature, così. Andiamo su GT Life. Ah, ci sono degli eventi qua, ci sono altre opzioni. C'è il concessionario.
Ah, questo ancora non me lo fa fare. Concessionario. Ma vediamo, ah sì, vediamo prima dei veicoli. Giustamente i veicoli sono la base, no? Se stiamo giocando con dei veicoli. Allora andiamo al concessionario ad acquistare il primo veicolo. E qua lo chiamo veicolo, non automobile, perché il termine automobile è un pochino improprio, siccome qua ci sono dei bolidi. Vediamo, subito la Lamborghini, se si può fare. Ah, c'è la Miura, da pazzi. Se c'è la Miura è fatta. Però questi sono già livello 12, 13, 14. Noi siamo giustamente livello 0, proprio lo 0 assoluto, più proprio la nappezza più totale. Vediamo l'Audi, per esempio. Ecco, la più scarsa è livello 2, quindi adesso non so come. L'anteprima ci mette un po' a caricarla. Vediamo il bolide, il mega bolide da livello 23. Esageriamo. Troppo eccessivo, sconsiderato. Non ho capito un pochino. Vediamo la Fiat. Livello 1. Ah, c'è la Fiat vecchia. Allora sì. Se si può, dopo un'ottima Fiat, ce la spariamo. Quella storica, quella giusta. Però, allora, cerco il livello 0. Ci sono delle auto livello 0. Questo giustamente, se scelgo il colore, non me la fa acquistare. Infatti deve essere superiore a 1. Mi pare anche giusto, Quindi cerchiamo di fare un pochino di esperienza, poi ci prendiamo l'ottima Fiat, quella nuova però. Vediamo, ma come diavolo si fa per... Ah, ma c'è scritto sotto, vedi che imbecille, vedi che ho fatto una delle prime nabbate storiche. Dovevo fare, c'è scritto sotto, auto disponibili per il tuo livello. Suzuki 5, poi abbiamo Gran Turismo. Gran Turismo, poi c'è anche la Nissan che non può. Vediamo Gran Turismo, c'è il sì. Da pieno, da pazzi. Però diciamo di no, diciamo che non inizio con quella. Vediamo le Subaru, c'è un livello. Sì. Subaru, Nissan, diciamo. Allora, Nissan no, però volevo. Avevo visto della Mazda, sì. Della Mazda c'è qualche cos'altro. Ce ne sono tre, quindi. C'era una bella scappottata, una bella giallina. Questa è figa. Questa mi garba assai. Poi un pochino giallina, però diciamo che quella rossina mi attizza e. Andiamo con questa, sì, andiamo con questa. Bella luccicante anche, un bel blu, un violetto. Problemi dei colori ci sono, però diciamo che. Allora, vediamo la musicaccia che parte. Ci mostra il nostro primo veicolo, con il quale andremo presumibilmente a spaccare un pochino di culi, no? Vediamo se si può fare intanto una gara super rapida così, senza patenti, senza niente. E poi ovviamente le patenti sono anche importanti. Quindi abbiamo capito la faccenda, completando gara, scorrendo bla 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 bla. Sì. Allora vediamo se ci sono gli speciali. Facciamo una gara subito. Dai, non perdiamo ulteriore tempo, possiamo entrare subito nel merito. Ecco, vai con i primi eventi. Ah, ecco, ah, caricamento rapidissimo questa volta, straordinario, stupefacente, spumeggiante. E poi vediamo sul principiante esperto, iniziamo proprio a nabbi proprio di quelli massimi, proprio quello che si dice a me, ragazzi. Così adesso facciamo una garetta, vediamo che ci indica giustamente, ma il livello 0, quello sarà l'evento giusto o gli eventi giusti per noi. Abbiamo gli eventini, abbiamo delle gare molto easy con degli avversari che dicono saranno celebro lesi, però ovviamente sono le prime, principianti, non potranno essere così. Caricamenti molto rapidi, ci vediamo poi con la prima gara, perché la prima gara è sempre il primo amore. E così vi fate anche due risate, giustamente, a vedermi fare delle nabbate senza precedenti, delle nabbate storiche che io vi consegnerò su un piatto d'argento, ok?